Beh, un incontro con un dibattito molto interessante, e alla fine con un accoglimento molto positivo della proposta italiana di inserire nel portafoglio della commissaria Gabriel la parola cultura, che è scomparsa purtroppo, poiché abbiamo discusso a lungo della centralità delle politiche culturali nella stessa natura identità europea e nelle politiche dell'Unione Europea. Non avere la parola cultura nel portafoglio è una cosa sbagliata. Sono intervenuti a sostegno della proposta italiana 11 paesi, con la condivisione anche di quelli che non hanno parlato, paesi importanti, Francia, Germania, Spagna, Polonia e molti altri, e quindi c'è un impegno a lavorare perché la Commissione accolga questo riferimento. Mettere la cultura al centro delle politiche europee è una cosa assolutamente importante anche per tutti i problemi del nostro tempo. La voce del presidente von der Leyen però questa mattina ha detto che non c'è cambio di nome del portafoglio. Vedremo. C'è una richiesta molto larga e condivisa da tutti i ministri della cultura, vedremo. Io sono molto ottimista che la sensibilità e l'importanza di questa proposta verrà accolta dalla sensibilità della Presidente. Ministro, questo terremoto scatenato dall'ennesimo attacco, strumentalizzazione Salvini sulla riforma del MES. Parliamo solo di questo oggi, grazie. Molti colleghi mi hanno a margine o anche negli interventi espresso tutta la solidarietà e la disponibilità a dare una mano per Venezia.